A sto punto voglio farvi vedere cambiato. E vorrei che seguiste con molta attenzione, Roberto, anche tu, Manocchia, il filmato che mi ha mandato questo signore su quello che ha detto Malvezzi. Ti prego, ascolta, sta, come smonta Draghi. Attenzione. Anche voi che siete a casa, non distraetevi, per favore. Siete attenti ad ascoltare? Siete pronti? Eh? Vai regia. Titolo: come ti smonto un governo in due minuti. Decreto ristori. Ora tutti vi raccontano sui giornali che è possibile ottenere contributi a fondo perduto fino al 60% del danno subito. Caso pratico, un ristorante veneto ha un fatturato 2019 di 350.000 euro, nel 2020 di 200.000 euro. Ora, il danno di differenziale tra la media del 2019 e la media del 2020 è di circa 12.000 euro. 12.000 euro al mese, moltiplicato per 12, fa un danno effettivo di circa 144.000 euro. Se fossero vere le tabelle, noi dovremmo dare il 50% di 144.000 euro, cioè 72.000 euro. Invece, dati documentati dal commercialista che fa parte della mia rete di professionisti, il vero contributo è circa 6.000 euro. Ma come mai questo mistero matematico? Semplice, perché questi articoli bizantini del bravissimo tecnico governo Draghi, eccetera, scrivono in realtà delle percentuali 50%, 60% che non sono applicate su base annua, ma su base mese. Quindi quando l'imprenditore pensa di prendere un 50-60% di contributo all'anno, si sentirà spiegare dal commercialista che è 50% diviso 12, che in matematica fa il 4,17. Quindi invece di portare a casa 72.000 euro, ne porta a casa 6.000 euro, che è esattamente il 4,17 del 50%. Allora, se io fossi un parlamentare che sostiene questo governo, avrei due scelte. Primo, indignato da quello che è stato fatto, chiederei di cancellare questa norma e riscriverne una che non prenda per il culo gli imprenditori. Ipotesi B, farei finta di niente, direi che Draghi è il miglior tecnico del mondo, poi però non potrei più girare per la strada e farmi vedere dai miei concittadini. Ci ho messo un minuto e 55 secondi. Ciao Vito. Allora, Manocchia. Conferma quanto sapevamo, io sono un piccolo imprenditore e so benissimo queste cose.